Quando sono nervosa devo vedere il mare, devo guardare il mare. Infatti ora lo sanno tutti, quando mi vedono un po' storta, l'unica cosa che devono fare è mi devono portare davanti al mare. Poi se addirittura riesco anche a immergere solamente i piedi, o addirittura mi faccio un tuffo, sto proprio nel paradiso. L'acqua per me è una fonte, cioè proprio fonte di vita, sembra quelle parole dette così in maniera un pochino. Come se avessi detto una cosa, insomma, quelle solite frasi che si trovano a volte su internet. Però è veramente così per me. Cioè, io quando sono in acqua rinasco e infatti cioè, non riesco a stare senza bagnarmi, devo per forza entrare nell'acqua. Adoro il mare, specialmente quello là che diciamo dove si vedono tutti i sassolini, anzi, proprio nella spiaggia dove sono tutti i sassolini, e in pratica sono. Questo tipo di mare è bello perché l'acqua diciamo è trasparente, si vede il fondale. Mi piacciono quei posti dove ci sta il mare che è profondo, dove non si tocca mai. Mi piace nuotare, sì, però soprattutto mi piace di fare diciamo di immergermi. Quest'anno la Springboard Parkinson era una di quelle cose che sinceramente non avevo messo in programma, perché insomma per problemi di salute sono stata per 2 anni ferma, anche per il lockdown, insomma ci sono stati vari problemi, sono stata per 2 anni senza nuotare, per cui stavo a livello fisico proprio a terra, cioè non riuscivo, veramente mi sentivo tutti i muscoli atrofizzati, sentivo dolore da tutte le parti. Infatti Cecilia mi chiamò e disse, che dici? Siccome quest'anno vorremmo fare di nuovo la Swim for Parkinson, che dici? Potrebbe essere una cosa che prendi in considerazione? Dici, guarda, veramente non lo so, perché cioè io ho da tempo che non vado in piscina. E allora lei disse, va bene, vedi se riesci a trovare qualche piscina aperta, iniziare ad allenarti, poi se riusciamo a organizzare questa cosa, almeno già stai in forma. E io dissi, no, no, sconfitto, dissi, no, 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 non voglio fare questa cosa. Poi inizi a pensare, ma se io faccio sempre così, se ora in questo momento, bene o male, le piscine stanno aprendo, cioè si può ritornare a fare sport. Se io non trovo un incentivo, se non trovo uno scopo per fare qualcosa, che faccio? Sto sempre a casa, mi lamento sempre. Se faccio una cosa, quasi quasi ci provo. E infatti poi mi arrivò un messaggio, dissero, guarda che quest'anno addirittura organizziamo come staffetta, quindi anche il fatto di sapere che non devo fare proprio una cosa estremamente impegnativa, mi ha fatto fare la scelta e dire quasi dai, ci riprovo questa volta. Magari con calma, piano piano, faccio quello che posso fare, ecco, mi sono posta anche dei piccoli limiti. Perché è vero che bisogna dare il massimo di se stessi, però non bisogna neanche volere troppo dal proprio corpo, bisogna anche, diciamo, volersi bene, insomma, e anche questo è importante. Quindi ho iniziato a fare gli allenamenti in piscina e ogni volta che magari qualche mattina mi svegliavo che era un po' annoiata, che non avevo, diciamo, capito a tutti, no? Dico, oggi proprio non ci sta proprio la voglia di andarci. Dicevo, no, no, vabbè, ora ho avuto questo obiettivo in mente e lo devo perseguire. Quindi, ok, anche stamattina andavo in piscina. E infatti quando a volte facevo le vasche, che magari mi sentivo un po' più affannata e un po' più stanca, dicevo, no, no, piano piano. Riprenditi piano piano, facevo sempre la domanda e la risposta, riprenditi che ce la fai e piano piano sono riuscita comunque a fare, ogni volta facevo l'allenamento in piscina. Quindi secondo me è stato proprio l'incentivo per dire ok, basta, basta fare stare seduto sul divano e lamentarmi solo, sto prendendo pure le cuffiette. La cosa importante è proprio questa, cioè muoviamoci e troviamo un obiettivo per farlo. Quindi motivazione e forza di volontà.